Pronti, siamo in diretta? Aspettiamo un pochettino di gente che si avvicina. Parla Vabbè, ha avviato un video in diretta grazie alla comunicazione di Instagram. E ce n'era. Che fa questo? Niente. Fa niente. No, niente. Ce n'era uno bellissimo. Guarda, guarda, se parlo. Questo così. Vabbè. Oh, questa qua la conoscete? Ricominciamo con quello che di solito mettiamo tutte le volte, che ci dà una sorta di gioia. Good times, quindi un bel tempo. Forse devo aprire la finestra, comincia a fare un po' caldo. Cioè, della prossima volta tolgo i maglioni blu al Steve Jobs, tolgo anche questo effetto. E nulla, e forse è arrivata anche un pochettino la primavera, l'estate, tutte queste cose qua, un po' di caldo. Voi come state? Tutto bene? Se si sente un pollice in su, o comunque sempre un pollice in su o un cuore, stasera ospitone con noi che già sia all'ascolto, si chiama Nodo, e poi dopo ci spiegherà un sacco di cose, lo faremo parlare per un pochettino. Come state? Grazie a tutti. Io non sono per fare questo tipo di discorsi smielati e infatti non lo farò. Comunque ringraziamo tutti quelli che sono stati all'ascolto e tutti quelli che sono all'ascolto dopo, che sono tantissimi addirittura. Eh sì, ci sono un sacco di persone all'ascolto dopo che si ascolta il podcast, i video e tutto quello che c'è. Abbiamo fatto un sacco di visualizzazioni, di ascolti con il video precedente, quello precedente ancora. Ti piace questa cosa del giorno dopo? Il giorno dopo vi mettete belli comodi. Là, salutiamo anche Angelo che era l'ospite della scorsa volta. Aola! Grande! Salutiamo anche un saluto speciale anche a Torino. Veronica che ci sta ascoltando. E nulla, voi come state? Tutto bene? Vabbè, ci sarebbero un sacco di cose che sono successe questa settimana. È vero, siamo ancora in quarantena. Non ce la faccio più, non ce la faccio più, non so voi, ma basta, 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 basta. Ma teniamo duro, come disse Rocco Siffredi. No, teniamo duro, che ce la possiamo fare, ne usciremo molto presto. Ne usciremo, ora. L'importante è che è cambiato anche, abbiamo fatto anche il cambio stagione nel frattempo, quindi tutto a posto. Vi raccomando, condividete la puntata di oggi con amici e parenti, continuate a fare un bel condividi con tutti i contatti che avete sul vostro Instagram. Voi che ne pensate se facciamo anche qualche diretta su Facebook? Poi fatemi sapere, se non oggi, magari prossimamente. Comunque ci stiamo muovendo, perché poi questi ci saranno ora i podcast, ci sarà un sacco di roba da fare, quindi pienissimo. E salutiamo anche lui che è comparso oggi, che vi voleva salutare. Lui si chiama Ambrogio. Ambrogio vi voleva salutarvi per la diretta di oggi. Anche lui ha detto voglio ascoltare Nodo, e quindi poi è arrivato anche lui. Quindi stanno cominciando ad arrivare, quindi notizia fresca fresca, i 600 euro del governo, quindi l'aiuto. Ho detto 5 volte quindi in una frase di 3 parole. Però sto dicendo quindi no. Però ci hanno detto che Pornhub ha aiutato il sito dell'Inps, sono arrivati 600 euro, cioè, ovviamente dall'America è arrivato subito Trump che voleva, ha dato il doppio e poi ha messo la firma in ogni, arriva proprio un assegno, avete presente gli assegni quelli americani quando vincono un premio? Ecco, un assegno enorme quanto tutta la parete della mia cucina e con la firma di Trump. Sì, firma di Trump, cioè la firmona di Trump, si è messa a firmare ogni assegno per $1,200 a tutti i suoi elettori, credo anche non solo, e si è messa a firmare la firma sua. Ciao, salutiamo anche Treviso, se non sbaglio, e la sua firma è più grande dell'assegno, quindi ho dovuto mettere due assegni, due da 600, che sono quelli che diamo qua. Comunque, novità che ci sono state durante la settimana, c'è un'app che vogliamo consigliare a tutti quanti che si chiama UFIRST, che serve per saltare la coda. Quindi tu sei a casa, devi andare a fare la spesa e quindi con quest'app riesci a fare la coda virtuale, quindi utilizzatela. C'è Esselunga che la sta sparando a manetta, non c'è ADV in questa cosa qua, però siccome ho visto tanti che lo utilizzano e funziona, perché non lo utilizzate anche voi? Fatemi sapere poi se funziona da tutte le parti d'Italia, perché
come sapete, questo è il programma più ascoltato da tutti, cioè non c'è preferenza, più ascoltato da tutti quanti. Comunque sono arrivati alle 19 ed è il momento di invitare il nostro ospite che già l'ascolto dall'altra parte, addirittura è un sacco, per un sacco di chilometri più in là, ma noi lo invitiamo subito. Allora, invitiamo con noi... Ci siamo, eccolo, eccolo, siamo partiti, eccoci! Tu sei a Londra ora? Io sono a Londra, però vivo sotto un tetto, quindi... Perfetto, però siamo... non ho problemi. A posto. Ciao intanto! Ciao, come stai, Nodo? Bene, tutto a posto, insomma. Mi manca un sacco l'Italia, quindi intanto vorrei salutare tutti gli italiani che in questo momento stanno ascoltando. Un grande abbraccio da oltre Manica, ma gigantesco. Insomma. A quanti chilometri siamo di distanza? Comunque ti sento vicino, molto vicino, tranquillo. Sento molto vicino. Okay. Diciamo qualche millino di chilometri, forse un po' di più. Qualche millino, sì, Milano, Londra, vabbè dai. Comunque, allora, la prima domanda che faccio subito ai miei ospiti è quella di presentarsi. Quindi, chi è Nodo? Allora, Benito Flavio Petrella, in arte Nodo, ok? Benito Flavio. Perché Benito Flavio? Allora, tu ti chiami Andrea, giusto? Sì, almeno ecco. All'anagrafe. Ecco, all'anagrafe ti chiami così. È un nome di un tuo parente? No, non credo, no. Forse è la moda o qualcosa del genere. Andrea, se tu in Sicilia, ma in generale chiedi, non ti ricordi il nome di qualcuno, fai Andrea, si girano almeno 10-15 persone, quindi è una cosa, va bene. Nella mia famiglia invece ci sono 50 Nicola, ad esempio, quando ci ritroviamo tutti quanti, tutti si chiamano Nicola. Non per quanto riguarda il mio caso, cioè nel senso, io ho il nome di mio nonno, cioè la mia storia parte ancora da quando non ero nato, cioè pensa a te. Cioè, mio nonno si chiamava Benito, e sappiamo tutti che ovviamente per motivi storici legati al periodo ovviamente della guerra, insomma, del periodo del fascismo, le persone insomma venivano agevolate quando davano appunto il nome Benito, insomma, ricevevano dei benefits, cioè quindi degli assegni familiari, ecco, del cash, ecco, cash. Solo che non è funzionato con me, a me non mi ha dato niente nessuno, ecco, sostanzialmente. Immagina di serio. Quindi e poi quindi... purtroppo, insomma, poi mio nonno è passato all'aldilà, nonno paterno che io purtroppo non ho mai potuto conoscere. Uh-huh. E quindi io porto questo nome ovviamente non per un motivo politico, che non mi riguarda sinceramente perché non fa parte della nostra storia, di quello che siamo, della nostra generazione, e quindi io porto il nome di mio nonno e sono molto orgogliosissimo di portarlo, anche se ha fatto il cattivo tempo purtroppo della storia italiana, diciamo così. Va bene. È un grande peso che da un certo punto di vista mi ha creato anche dell'imbarazzo, perché è un nome importante, capisci? Poi quanto lo sia importante, insomma. Alla fine io lo considero un nome come un altro, ecco. Uh-huh. Siccome, diciamo, e arrivo subito al sunto, ecco, anche del nome Nodo, io sono nato tra due differenti realtà, cioè sono nato a Capua, e sono cresciuto in Friuli Venezia Giulia, quindi uno, diciamo, l'antipodo proprio dell'altro, ecco. Crescendo tra queste due realtà ho avuto l'opportunità ovviamente di capire le differenze tra le varie realtà, come si comportavano i friulani piuttosto che quello che magari i campani facevano, la tradizione friulana piuttosto che quella partenopea napoletana, la pizza piuttosto che il fricco, ecco, quindi diciamo che dall'A alla Z da tutto ce le hai ora. Esatto, quindi di conseguenza il nodo fa riferimento a un discorso che io non posso rinnegare me stesso, non posso rinnegare le mie generazioni, non posso negare le mie radici, il mio nome, non posso negare me stesso, e quindi ho deciso di farmi un nodo al fazzoletto per non dimenticarmi mai di quello che sono. Quindi, diciamo, Nodo, ovviamente, avendo un nome lunghissimo che ti prende 50 pagine, perché Benito Flavio, cioè, è gigantesco, insomma, ho deciso di optare, ovviamente, per qualcosa di
semplice e corto. Corto. Ma allora facciamo così. Allora, siccome ci hai spiegato il tuo nome, il vero, il tuo nome d'arte e tutto, io ti chiedo subito di farci una bella canzone. Io, allora, io sono per Strano, ascoltata tipo 15 milioni di volte. Su Spotify hai un'impennata di ascolti su Strano che vengono da me. Non so se l'hai visto, ma Bravissimo. E poi dopo mi devi dire anche il perché della scimmia, però prima voglio ascoltare Strano. ok. Allora, guarda, io ti chiedo già scusa perché tu sei musicista, ho visto che suoni anche tu, insomma, strimpelli. Ti ringrazio tantissimo che mi hai dato il musicista. È come quando qualcuno ti si avvicina e dice: Oh, ti vedo più magro, ma non è così. Però, però ti Mi è ringrazio. saltata una corda, quindi ho dovuto montare una corda di sol sul mi, quindi devo andare un po' più piano, Ah, insomma, non posso, benissimo. non posso scassare. Noi siamo in silenzio e ti ascoltiamo. Ok, questo è strano, eh? Che strano che un politico sia corrotto, che il futuro sia distorto. Che la vita sia un compromesso stipulato, sottoscritto, tra la vita e tutto quello che è intorno. Strano è guardarsi ad uno specchio e dirti che fai proprio schifo, ma non te lo sei mai detto perché sei solo un ragazzo, popolare anche un po' stronzo, ma orgoglioso di se stesso. Che strano dire di star sempre bene, anche quando non conviene. È strano, che strano ritrovarsi tra la gente e non sentirsi parte di niente. Stare chiusi dentro un cesso, solo scrivere parole, ma che in fondo avranno un senso per poterle un giorno urlare ad un mondo che le ascolta mentre intorno c'è silenzio. Strano stare chiusi in una stanza, soffocati dai pensieri che ti portano al futuro, ma ora sai che in fondo oggi è già domani e che domani farà già parte di ieri. Che strano dire di star sempre bene, anche quando non conviene. È strano, che strano ritrovarsi tra la gente e non sentirsi parte di niente. Parte di niente, parte di niente. Grande! Che strano. Allora, strano, sai perché mi piace a me tantissimo? Perché io sono strano. Cioè, mia madre ha sempre detto che io sono strano. Io non sono, anzi, non mi ha detto mai tu sei strano, mi ha detto sempre tu non sei normale. Che comunque strano, cioè, questa cosa qua io non sono normale, che per me è sempre stato un vanto, sempre una cosa bella. E quindi strano, io appena ho sentito questa cosa qua, le parole che ci stanno dietro e tutto, e ho detto, questa è la canzone fatta per me. E quindi l'ho messa tra le preferite di Spotify, te lo ricordo. Grazie, grazie. Comunque, ma allora, strano, perché la scimmia? Allora, perché la scimmia? Allora, intanto strano è, diciamo, è il senso di, è un errore, cioè è il ripetersi degli errori. Una persona quando ripete degli errori anche all'interno della società, dopo un po' la gente è, per esasperazione esaspera, cioè, accetta l'errore. Ok? Quindi è strano che magari ci siano dei politici corrotti, ma com'è strano? No, non può essere strana una cosa del genere. Un politico non può essere corrotto. Il nostro futuro non può essere distorto. Ok? È strano dire che magari in una situazione dove, ad esempio, la gente debba stare a casa, se ne vada a spasso per la città, ad esempio. Ad Quindi esempio.
È tutto strano, ok? Ma non è strano, cioè sta facendo parte della normalità. La scimmia è il senso di non comportarsi da scimmia. Questo è. Cioè, strano, dice, sì, è strano, ma non lo è la verità. Capisci quello che ti dico? Cioè, non comportarti da scimmia, ok? Non stare chiuso dentro all'interno della tua gabbia in bianco e nero. Okay, dove la tua concezione della realtà è limitata a quel che è la tua vita, il tuo lavoro, la vita di ogni giorno, ma esplora, chiediti perché e cerca di cambiare le cose. Quindi ritrovarsi tra la gente ad un concerto, magari, e non sentirsi parte del concerto. Cioè è strano, perché io sono costretto ad essere qui, me ne vado da un'altra parte dove mi sento meglio, capisci? Bella questa visione qua, mi piace. Ah, ok, Questa questo è visione. il senso sostanzialmente della canzone e la scimmia. Ovviamente io devo ringraziare la mia ragazza che è di là, che adesso sta ascoltando ovviamente Ah, la ok, diretta, perfetto. La salutiamo anche noi qua da Milano. che ovviamente mi ha aiutato durante le riprese del video. Ah, ok, Quindi perfetto. insomma, è stato fatto tutto quanto a livello amatoriale, insomma io produco da qui, proprio da Ok. qui. Qui qua c'è il mio divano, lì c'è il mio studio di registrazione. Ti sono arrivati un sacco di complimenti, un sacco di pollici in su, un sacco di bravissimo, bellissimo. Grazie. Qualcuno ha detto, mi ha ricordato un po' Daniele Silvestri, Ah, e poi boh, niente. E qua c'è un nodo da sciogliere, nodo. Qualcuno deve grazie. avere un nodo, un sacco di Beh, grazie intanto. Invito ovviamente tutte le persone, se hanno l'opportunità e anche la curiosità, ad andare a vedere il videoclip, insomma, a Andate a farsi una vedere risata. anche, ci Come? sono due singoli, perché questo qua è strano, ma c'è un altro singolo che ti chiedo dopo, tra un pochettino, che sono bellissimi. Quindi io invito tutti quanti ad andare a cercare Nodo Official nei vari social e cercare Nodo su Spotify. Comunque, io sono curioso di sapere, io ho molti amici a Londra, ma come la Beh, stai vivendo tu la quarantena? guarda, è strana, proprio strana, è una situazione strana perché la gente continua a camminare per strada e io sono proprio arrabbiato da questo punto di vista perché il lockdown inglese, per quanto riguarda la mia compagnia, io lavoro per un cinema, per una grande compagnia di cinema. Hanno deciso ovviamente di lasciarci a casa dal 19 di marzo, cioè quindi. Fai conto che tra ovviamente 3 giorni sarà effettivamente un mese che siamo chiusi a casa. Però io e la mia ragazza ovviamente stiamo rispettando queste regole. Per fortuna abbiamo i nostri, come si chiama, gli shop, abbiamo i discount da mangiare, da bere molto vicino. Questa è una fortuna, quindi non dobbiamo fare tanti chilometri per poter andare a prendere da mangiare. Ma la verità è che la gente comunque da un certo punto di vista non prende le dovute precauzioni. Non camminano per strada con delle mascherine, non c'è un obbligo da questo punto di vista, benché il governo abbia detto you must stay home, cioè dovete stare a casa. Però non è così. Tra l'altro, stanno facendo delle giornate bellissime a Londra, cioè mi ricorda anche l'Italia da un certo punto di vista. Quindi Esatto, la mai gente stato così. approfitta per andarsene al parco. Vai! Andiamo, Guarda, andiamo a c'era farci una bella passeggiata. la diatriba era su Pasqua e Pasquetta, che da che io ricordo che sono nato, Pasquetta ha sempre piovuto. Devo dire che comunque non ha piovuto, ma non c'era una bellissima giornata. Ma sta facendo delle giornate allucinanti. Io devo dire che pure sto rispettando diciamo, stare a casa, è quasi 2 mesi che siamo qua a casa, e comincio ad avere dei seri problemi. L'altro giorno sono andato a buttare la spesa, scusa, sono andato a buttare la spazzatura, scusa, ho buttato la spesa e non ci siamo, sono andato a buttare la spazzatura e mi sentivo, ho visto un'altra persona, non vedevo un'altra persona, ma ho detto, ah, che è stato bello, è stato bellissimo vedere altre persone. Qua siamo, anch'io sono qua a casa con la mia ragazza, siamo andati a buttare la spesa, sono andato a buttare la spazzatura. Io butto la spesa di solito, prendo la spazzatura, butto la spesa, questo è quello che È l'effetto quarantena, ti manda ai matti proprio. è l'effetto quarantena, sì. Comunque, il tuo progetto, qual è stato il tuo progetto che tu diciamo dall'Italia parti verso Londra? Sì.
Non è stata una decisione facile, ecco. Io comunque vengo già da un background ovviamente musicale. Ho iniziato a suonare il pianoforte così per gioco a 3 anni, insomma, a casa di mia nonna, dove questa pianola subiva i miei ammassi di note, proprio così. Mia nonna ovviamente non poteva andare avanti questo genere di rapporto, ecco, io avevo bisogno di suonare, ecco, veramente. Quindi un giorno mia madre mi ordinò ad andare a pulire la cantina, avevo più o meno 12 anni, e trovai una chitarra. Da lì poi non ho mai più smesso di suonare. Sono stato organizzatore di eventi, di feste studentesche, vocalist, eventi anche a livello indipendente, cioè ho curato per 6 anni una rassegna musicale che veniva fatta nella mia città, appunto in Friuli. Ho suonato per band, ho scritto canzoni per altre persone, ho lavorato all'interno del settore, insomma, ho speso, fai conto che gli ultimi 10 anni sono stati investiti totalmente all'interno della musica, però Incredibile. ad un certo punto, per esasperazione, non ce l'ho fatta più. Dai per una cosa, dai per un'altra, allora ho deciso, ho detto basta, lascio Basta. tutto, decidendo anche di lasciare la musica. Cioè, ho detto, non mi ha dato quello che ho sperato, quindi mollo tutto e me ne vado. Dopo neanche un mese sono corso in un negozio di musica e ho speso tutti i soldi che avevo per comprare questa chitarra, perché non ce la facevo più. Cioè, io avevo bisogno di suonare e da lì ho iniziato a scrivere le mie canzoni, ad autoprodurle, a cercare ovviamente dei collaboratori, a creare il mio piccolissimo team, infatti io li saluto se sono all'ascolto. E da lì poi a strutturare le mie canzoni. E non credevo che questa creatività sarebbe arrivata così facilmente, perché la realtà in cui mi ritrovavo, che era appunto ero circondato da 12 milioni di realtà diverse, mi ha dato la spinta per ispirarmi a iniziare a scrivere queste canzoni. Per trovare la tua realtà. Esattamente, esattamente. Quindi mi manca l'Italia, cioè io faccio musica italiana a Londra. Uno dice: ma questo è pazzo, ma invece non è così, perché gli Oh. inglesi vanno matti per la lingua italiana. Cioè, tu Come? quando parli in italiano stanno lì come così a guardarti, come per dire: ma che bello il suono, le parole. Quindi È fantastico. posso venire a Londra? Cioè, Quando vuoi. questo accento qua, facciamo una canzone insieme. Io suono male, canto male, però, visto che c'è un buon accento siciliano, facciamo una cosa tra Londra, Sicilia, Friuli, quello che vuoi. Comunque, se tu sei d'accordo, ti farei suonare un altro tuo singolo, che è La storia di Alfredo. Ma chi è Alfredo? Chi è Alfredo? Ecco, questa è, come ti dicevo, è l'esito di una realtà che mi si è presentata davanti e che io non ho potuto evitare. Un giorno ero appena arrivato a Londra, stavo andando a cercare lavoro, quindi sono preso la mia cartellina, sono uscito di casa e ho trovato proprio davanti alla porta di casa mia questo uomo completamente in lacrime, circondato dalle sue valigie. Io non ho potuto evitarlo, anche perché ho avuto paura per lui, perché non avevo mai sentito un uomo piangere così tanto. Cioè, credimi, era disperato, completamente disperato. Io gli ho chiesto se avesse bisogno di un bicchiere d'acqua, insomma, se avesse bisogno di qualcosa, e mi sono seduto a fianco a lui. E lui mi ha detto, mi ha cacciato di casa. Mi ha fatto arrestare e mi ha cacciato di casa. Questo uomo è ovviamente un padre di famiglia, che ha avuto nel suo passato dei problemi di alcolismo, era cosciente del problema, ma non sapeva ovviamente come risolverlo. Un giorno è tornato a casa la sera, era troppo ubriaco e la moglie ovviamente si è rifiutato di farlo entrare, giurandogli che l'avrebbe fatto arrestare se non se ne fosse andato. Lei ovviamente, lui ovviamente dopo tutti i vari rifiuti, eccetera, eccetera, decise di non andarsene e di aspettare la polizia, che arrivò, e lui, senza opporre nessun tipo di resistenza, io lo voglio dire perché lo vedo ogni tanto, ci salutiamo quando ci incontriamo per strada. Il suo nome ovviamente non è Alfredo, ci tengo a dirlo anche per motivi di privacy, non è il suo nome. Ci incontriamo, lui adesso ha smesso di bere e vive con la sua famiglia, quindi è riuscito a cambiare.
Io ho pensato ovviamente a questa storia non per raccontare la sua storia, ma per poter dare un minimo di briciolo di speranza alle persone magari che si Tutti trovano in una quelli. situazione del genere, che non sanno come affrontare questa situazione, ma a volte l'amore può sconfiggere le dipendenze. E non lo dico perché sono un filosofo, un cantautore, ma perché l'ho vissuto con i miei occhi. E questa realtà mi ha colpito tanto da permettermi ovviamente di scriverci una canzone sopra. Vai, allora nodo con la storia di Alfredo. E adesso stammi a sentire. Io sono dietro la porta. Ti prego non farmi urlare. Almeno ascolta. Io voglio chiederti scusa. Se in fondo sono ubriaco, ma anche per colpa tua che mi hai cacciato. Non me ne vado via, se chiami la polizia. Mi farò arrestare per poterlo raccontare a quei due figli che amiamo e che ci danno un futuro che se mi hai fatto arrestare perché mi hai detto, lo giuro. E adesso apri la porta e smettila di urlare. Lo senti, sto piangendo, non farmi. Mi hai fatto le valigie, sono sul marciapiede, assieme ai tuoi ricordi e le mie preghiere. Oh, e adesso vado via. Insieme alla polizia, così potrò pensare a quanto ti ho fatto del male e a quei due figli che amiamo perché ci danno se mi hai fatto arrestare perché mi hai detto io giuro, io giuro, io giuro che ti amerò. Io giuro che ti amerò. Grande nodo, Grazie. grande, grazie. Allora, ti faccio un'altra domanda. Vai. Che, prima di... Allora, fai così. Allora, pensa a una canzone
vuoi fare dopo, ok? Una canzone, qualcosa da dedicare a tutti gli italiani. Ah sì, Mamma mia, un adesso. ritornello, qualcosa che ti piace, dici, oh, la dedico a tutti gli italiani. Nel frattempo ti faccio una domanda, questa tu la pensi e poi dopo noi ci lasciamo che io ti faccio cantare questa qua, la cantiamo tutti quanti insieme e finisce la diretta, ok? Quindi Ce la l'ho, chiudiamo così. ce l'ho. Perfetto, prima ti faccio la domanda. La domanda è questa qua, perché ci sono tanti che, diciamo, l'altro giorno facevamo un'intervista ad Angelo che è all'ascolto. Sul digitale, quindi tanti che si sono approcciati in questa quarantena, sai, videocorsi, il digitale, poi dirà, tanti che hanno ripreso magari la vecchia chitarra, come hai trovato tu la chitarra diciamo, sopra nella cantina, Una hai cantina. preso la chitarra e hai detto, sai che c'è? Faccio mi, re, sole, faccio la canzone del sole, faccio questa qua, faccio, cominciano a fare, un pochettino riprendono lo strumento, no? Allora, il consiglio tuo da cantautore, da musicista, no? Ormai da tantissimi anni, che io voglio fare, mi voglio approcciare così a scrivere una canzone, a scrivere qualcosa, un testo. Cosa faccio? Cioè, tu quando ti metti, no? Questa qua, la storia di Alfredo, piuttosto che strano, tu hai avuto l'idea e poi. E poi? Questa penso che sia una delle domande più difficili, secondo me, da fare a un cantautore o a un artista in generale. Cioè, dove trovi la tua ispirazione? Secondo Esatto. me l'ispirazione arriva, arriva. Cioè, puoi anche non saper cantare, ma se hai qualcosa da esprimere e trovi un mezzo per poterlo fare e quel mezzo ti dà soddisfazione a te stesso in primis. Secondo me quello è il modo giusto per poter iniziare. Poi, se capisci come me che un giorno come un altro decidi di partire, di lasciare tutto, ma non puoi farne a meno, allora secondo me quella è la chiave giusta. Bella. Secondo me è la cosa migliore. Se si ha una passione, basta comunicare qualcosa. Anche su Instagram, anche ad esempio tu sei bravissimo a comunicare, sei un grande comunicatore. Cioè, io ho Grazie. seguito ovviamente. Bonifico, il bonifico do, bonifico do. Lascia stare, va che qua no. Questo è, cioè, cos'è l'arte? Cioè, non si sa che cos'è l'arte, cioè, nessuno mai, se tu provi a definirla, non si trova mai un Una giusta termine definizione, esatto. Sì. esatto. Quindi l'essere artista è comunicare qualcosa che sia dentro attraverso uno strumento, che può essere un pennello, che può essere Instagram, che può essere una chitarra, che può essere veramente qualsiasi cosa. Quindi io invito tutte le persone all'ascolto, ovviamente, se avete qualcosa da comunicare, fatelo a modo vostro, ma fatelo e basta. Guarda. Io faccio così, allora lancio la sfida a tutti quelli che sono all'ascolto. Ora ci mettiamo a studiare, no? Ti facciamo dei video, ti dedichiamo un video tutti quanti. Ora magari vediamo se c'è qualcuno. Tu Va. dacci un input e noi ti dedichiamo un video, magari un giorno lo userai come il tuo video per il tuo prossimo singolo, ok? Quindi che noi dobbiamo essere i primi a saperlo, ti raccomando. Anzi, ti dico. Se sei d'accordo, siccome sono all'ascolto anche i ragazzi di Radio Avalos, che io saluto, che è una web radio di giù, dove c'è anche il mio programma, quindi se tu sei d'accordo, noi passeremo la tua musica all'interno della nostra radio. Quindi, Assolutamente, perfetto, assolutamente, perfetto. assolutamente. Quindi a tutti gli altri livelli di Radio Avalos, per favore, inserite il ragazzo. E comunque, detto questo, ti ringraziamo per essere stato nostro ospite. Ci sono stati un sacco di complimenti nei tuoi confronti, ovviamente, cioè non nei miei, nei tuoi confronti. Questo qua, ma sicuramente non ha a che fare con la mia. No, ci sono tutti i ragazzi che commentano tutte le dirette, che salutiamo. Tu sei stato grandioso. Quindi ci lasci. Io faccio così: ti saluto ora, ti saluto, Ok. e tu devi fare così. Allora, funziona in questo modo. Tu la canti, la cantiamo tutti quelli che sono all'ascolto e poi mi fai un segnale. Mi batti un colpo, mi fai così e io stacco la diretta. Quindi al tuo segnale scateno Instagram qua, finisco tutto. Va bene? Allora, perfetto.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare. Oh. Ciao a tutti! Ciao, grazie Nodo! Cantare.